Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel canale di Zerdast. Oggi continuiamo il road trip finalmente, visto che non lo porto dal 29 agosto, credo. Sì, ho contato ora in realtà, quindi per forza così. Era un po' che non lo portavo. Sì, mi è mancato, mi è mancato. Tranne la partita di golf, onestamente me la salterei volentieri di nuovo. Comunque, andiamo. Se non sbaglio eravamo rimasti a White Mountain. Sì, a White Mountain, non voglio cambiare parti. E usciamo da questa... dal Factory. Perché? Perché nelle nostre condizioni attuali non siamo in grado di sostenere le gare di livello B, di rank B. Quindi direi di continuare con l'esplorazione. Datemi un attimino di tempo per riprendere un po' i tasti, insomma, è tutto. E quindi direi di andare in questa salita in cui non siamo andati nello scorso episodio. Quindi vediamo cosa c'è qua sopra, dove c'era la gente che si buttava. Mi ricordo che c'era la gente che si lanciava. Vediamo chi incontriamo qui. Ok, occhio a non cadere nel dirupo senza fine. Perfetto. Oh, quello sta scappando. Sta sfuggendo dalla nostra parola. Parliamo con lui. Blonti. La 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 la. Sta cantando. La la la. La 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 la. Facciamo così. Il fiore bianco arriva. Viene da papaya. La 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 la. Viene dalla grotta. La la la. Hai sentito la mia canzone? Ma questo già ci ho parlato con questo. Mi ricordo che è quello che canticchiava. Togliti, togliti. Grazie. Ok, continuiamo questa strada. Quindi siamo saliti in una specie di posto bello, dove non c'è niente, a parte questa casetta qui. Quindi vediamo di cosa si tratta. Dunque, dove cavolo siamo? Qua sull'Everest? Ah, sky jump, quindi salto nel cielo. Sky è scritto ski. Ah no, ski, sci. Ski sarebbe sci, quindi salto gli sci. Dovrebbe essere una stazione sciistica. Sky Jumping Registration. Questa è la registrazione dello sky jumping, quindi dello sci saltando praticamente. Al segnale di start accelera e salta. La distanza dalla rampa di salto ti indicherà il punteggio che farai, una cosa del genere. Prova a saltare più lontano che riesci. Buona fortuna. Quindi dovremmo iniziare a saltare? Sì, proviamo, dai. Le regole ce le spiegate, vediamo un po' se riusciamo a farlo senza ammazzarci male. Quindi io devo andare a manetta in discesa, giusto? Sì. Ah, là c'è la città qua. Ecco perché. Ecco, che bella vista di White Mountain. Ecco perché c'era gente che si lanciava e moriva male. Perché faceva questo? Insomma, qui magari ci torniamo quando avremo anche la macchina più potente, chissà che volo che facciamo. Andiamo a finire la prima città. Comunque, smooth landing, congratulations. Vuoi provare di nuovo? No, basta, va bene così. Direi che un salto va bene. Non dobbiamo stare qui a saltare tutto il tempo. No, non capisco perché mi aspettavo il... come si dice? L'adesivo. Invece non ce l'ha dato a quanto pare. Vabbè, poco importa, continuiamo. Qui cosa c'è? Il nulla. Il nulla, sì. Confermo. Qua c'è il dirupo. Ma qua c'è una zona completamente nuova. Vabbè, continuiamo, continuiamo. Queste zone qui, casomai ci andremo un'altra volta. Aspetta che qua c'è quella casetta lì. Esatto, che secondo me non ci si può andare dall'altro lato. Come dove sto andando? Ok, stiamo scendendo dalla montagna. Non ci sto capendo niente. Ah, però siamo in discesa, non ci fa salire. Nel frattempo scivoliamo. No, la retromarcia. Vabbè, ce la siamo giocati, mi sa. Ma che cazzo sta succedendo? Non mi va avanti. Cioè va solo indietro praticamente. Non va avanti, ma va indietro. Sì, qua in discesa non ci va, va bene. Invece è lì come si entra. Vabbè, ad ogni modo, continuiamo, continuiamo. Allora, la città l'abbiamo già vista. Prima di andare nella prossima città, quindi verso Papaya, visto che là comunque ci saranno gare soltanto di livello B, ti guarda come ci arrivo io. Teoricamente da là dietro. Voglio provare una cosa, voglio provare una cosa. Voglio provare a risalire di nuovo e andare in quella casa lì, che secondo me c'è qualcosa di particolare, perché per andarci comunque con difficoltà... Ma perché non gira, cazzo? Oh! Vabbè. È perché non abbiamo le ruote diciamo, adatte, quindi voliamo malamente verso il panico, panico assoluto. Andiamo. Quindi facciamo la stessa strada. Sì. E vorrei trovare il modo di, piano, di andare nell'altra casa, non questa che dove appunto c'è la stazione sciistica, ma quella dopo. Quella dopo secondo me c'è qualcosa. Piano, 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 piano. Se noi andiamo di qua, tipo... Ah, aspetta, aspetta. Fena, fena, fena. Metta retro che là c'è una moneta. Si voleva nascondere. E lezza. Guarda come gira.
Anzi, come non gira? Cioè, io giro a sinistra e mi giro a destra. Voleva sfuggire, maledetta. E invece... Ecco, ci siamo, vediamo che se c'è qualcos'altro qui. Non credo. No, infatti. Già uno penso che basti e avanzi. Io volevo vedere se c'era un modo per poter andare di là. Di là. La gemma! La gemma viola! Incredibile. Comunque, sì. Ah, non si va di là. Ci sarà un modo per entrare in questa cacchio di casa? Devo trovare. Qua c'è una specie di recinzione. Vorrei capire come entrare qui, però. Di qui no. Di qui no. Ok, qui si casca. Aspetta, 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 aspetta. Maria. Sto cercando di capire come entrarci. Cosa non molto facile, a quanto pare. Prima di qui. Ah, forse di qua, di qua. Sì, 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 di qua. Potrebbe essere la soluzione. No, oddio, in realtà no, in realtà no, in realtà no, in realtà no, in realtà no. Siamo incastrati. Vediamo se si può salire da qua, anche se non credo. Ok, siamo qua, no? Se io volessi salire là sopra, non mi ci fa salire. Guarda che ripida. Cioè, non penso mi faccia salire da qua. Cioè, a parte che abbiamo, non abbiamo le caratteristiche, diciamo, del... E infatti. No, ma non ce la facciamo. Vabbè, continuiamo il nostro viaggio. Pazienza, fotte sega quella casa là sopra. Eravamo rimasti... esattamente in questa strada qua. Ah, che ci siamo, prendiamo i soldi dello sponsor. Avevamo il nuovo sponsor, la lana. Il negozio di lana. Che sgommato. Che dovrebbe essere qui. Eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui. Ah, 160 euro, vabbè. Meglio di niente, meglio di niente. Ci sta, ci sta. Onesto, onesto. Andiamo. Finalmente possiamo continuare verso destra. Ok, quel putty lo abbiamo preso, me lo ricordo. Andiamo prima nella casa qui in fondo. Senza palo. Ai 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 ai. Meno male che non hanno, che non ha gli zebedei questa macchina. Altrimenti la vedo bruttissima. Perché di qua? Giro di qua. Mistero come si sale in quella casa. Assolutamente mistero. Comunque vediamo in questa casa cosa c'è. A parte 5000 kg di neve. Allora vediamo che è. Oh, sembra una macchina d'epoca. Nonna Dizzy. Chi? Eh? È il mio nipote Nick? No no no. Ti ho scambiato per qualcun altro. Sembri mio nipote. Lui non mi visita spesso. Quando lui viene, mi fa preoccupare con questo albero. Mi porta tipo questo albero, questo mio Natale. Quindi qua è tipo Natale. Oh mia, sto blaterando di nuovo. Grazie per avermi ascoltato. Vabbè, insomma, sta delirando. Noi ci ringrazio per averla ascoltata. Per favore, prendi questo albero. Ah, abbiamo preso direttamente l'albero. Tutto l'albero. Ah, ok. Oh, Christmas ring. Ok. Please, per favore, torna qui di nuovo. Va bene, grazie nonna. Grazie per l'albero. Va bene, ecco il numero 61. Perfetto, perfetto, perfetto. Bene, 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 bene. Vediamo se qui c'è qualche altra moneta, magari che si nasconde dietro la casa perché sono maledetti e quindi ce la mettono. Invece no, no. Mi sono fatto un flash io, tutto a posto. All'orsa, all'orsa, all'orsa. Direi che possiamo immetterci in questa strada. Questa qui che abbiamo... diciamo scavalcato. Che cazzo di fastidio sta neve. Guardate quanto scivola la macchina, impressionante. Andiamo. Finalmente ci mettiamo in questa strada. Che probabilmente lasceremo White Mountain da qui. Anzi sicuramente lasceremo White Mountain. Che curvone, mamma mia. Non sembra esserci anima viva in questo stradone. E invece sì, ci si presenta lui davanti. Che vuoi? Shirley. La 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 la. Ciao, come stai? Perché sono di buon umore? È perché ho avuto un sogno riguardo il mio attore preferito, Uzumasa. Voglio il suo autografo. Voglio... lo voglio così... lo voglio tipo dannatamente, lo voglio così tanto. So che posso riuscire ad averlo, una cosa del genere. Comunque, va bene. Fanatici a parte, direi che possiamo andare. C'è un'altra macchina che ci viene in gondola. Ah, invece no, gira. Ehi tu, aspetta, aspetta, aspetta. Oh, c'è un pontile qua. Ok. Carina questa zona. Brown, quindi marrone. Ehi, tu corri molto bene. I figli di Keitel sono... sono tutti ragazzi tranne Banger. Non ho capito. Ma le foto dei pesci che ci sono nelle loro stanze sono veramente interessanti. Dai un'occhiata, vabbè. Questo sta delirando. Comunque io non ci ho capito una sega. Comunque va bene, ci ho parlato di quattro tizi che hanno delle... foto
a casa loro. Comunque, ad ogni modo, prendiamo questo Puti a sinistra e poi entriamo in quell'edificio a destra e vediamo che cosa cavolo sono. Puti numero 74. Ok. È Carling? Credo di sì. Va bene, va bene. Buono a sapersi, buono a sapersi. Ora andiamo verso appunto quell'altro edificio che abbiamo visto. Ci entriamo. Chi è questo? Emily. Ah, avevo giurato fosse un uomo. Se mai le macchine hanno un sesso, non lo capisco. Goodness. Cosa devo fare nel mondo? Sì. Qual è il mio problema? Bene. Stavo cercando un fiore. Il mio preferito fiore bianco. Il suo nome è Papu. Baila come Papu. Sono solito vedere i Papu qua attorno, ma non riesco a trovarne quest'anno. Ho guardato dappertutto in città. Cosa dovrei fare? Oh. Tu devi essere un devi aver viaggiato per molte città differenti. Vuoi trovare il Papu, il fiore di Papu per me? Potresti farlo? Va bene. Se lo troviamo te lo vengo a portare, baby. Anzi, Emily. Molto carina questa parte, molto natalizia, tutta molto frizzante. Comunque allora direi di sì, affrontare. Ma questo è un lago? È un lago ghiacciato? Sì, a quanto pare. Di lì non sembra esserci nulla. Quindi direi di affrontare appunto il pontile. Namo namo. Andiamo a sinistra. C'è una stradina. Senza magari cadere giù. Piano. Sì, comunque è un lago ghiacciato credo, eh. Andiamo a parlare con lui. Con lui, con questa casa. Glide Race. Ok, questa è la registrazione del Carling. Al segnale dello start accelera verso la linea bianca. Quando tu attraversi la linea, il tuo acceleratore e i tuoi freni non funzioneranno. Quindi usa la sterzata, quindi lo sterzo, per fermarti nel punteggio, nel cerchio del punteggio. Va bene, proviamo, dai. Noi siamo aperti a tutto. Carling, sci, lanciarci da un dirupo. Ah, quindi da lì non posso più accelerare e frenare. Quindi qua, esatto, frena da solo. Vabbè, direi di rimanere qua al centro, scusa. Però non mi frena, scusate, non mi frena. Ah, quindi devo calcolare prima. Ah, forse devo frenare girando. Non mi è piaciuto questo tiro. Vai col secondo, assolutamente, perché questo ha fatto un po' pena. Proviamo a accelerare di meno. Quindi facciamo così e lasciamo tipo adesso. Vediamo. Attenzione, attenzione. Non è male, non è male, attenzione, attenzione. Ci avviciniamo minacciosamente al centro. Sì, però ci stiamo fermando, però non va bene. Un pochino più forte, un pochino più forte. Vabbè, troppo lungo, troppo corto. Adesso facciamo quello giusto. Sì, assolutamente. Andiamo. Poco prima della linea bianca, tipo ora. Attenzione, ci stiamo. Forse sì. Signori, che tiro, signori, preciso, 100 punti. Dove sono le mie fottute medaglie? Sì. Gioco finito, ti è piaciuto il gioco? Cioè, l'ultimo tiro fu qualcosa di magico. Cioè, veramente, qua, pro, siamo dei pro qua. Abbiamo giocato a Carling, numero 69. Ah, c'è l'altro cosa che fa, devi fare almeno 200 punti nel Carling. Però adesso onestamente non voglio farlo. Lo faremo, questi qui li sbloccheremo tutti dopo. Tutti quelli che ci mancano, ovviamente. Allora, quello è, ci abbiamo parlato, credo di sì. Andiamo a destra, senza cadere magari. Io ho visto un tizio invece che andava di qua. La terra era tipo giallo, esatto, lui. Ah, là c'è un'altra casa tra l'altro. Quindi andiamo pure di là. Allora, tu, ehi tu. Ehi tu. Occhio, stava girando. I Tomi. Tu non crederai a quello a chi ho incontrato. Pensa. Chi pensi che sia? Santa Claus, cioè Babbo Natale. Ho incontrato Babbo Natale di fronte alla sua casa, vicino Bianca Montagna. Lui è a casa tra mezzogiorno e le 5 del pomeriggio. Ok, quindi se vogliamo trovarlo dobbiamo andarci in quell'orario, suppongo. Però non capisco dove. Forse questa è la casa di Babbo Natale. Vediamo. No, infatti non c'è. Quindi ho detto tra noon, quindi dovrebbe essere mezzogiorno. Sì, perché afternoon, sì. Tra mezzogiorno e le 5, va bene. Casomai ci torneremo in quell'orario. Sì, ma qui dove cacchio? Andiamo nel pontile. Col motore che sta per esplodere. Al solito, insomma. Non ci facciamo mancare niente, no. Quindi il pontile, eccoci qua.
Allora, direi che qui abbiamo, ci siamo già andati, con lui ci abbiamo parlato, sì, è Brown, sì, ci abbiamo parlato. Quindi andiamo dall'altra parte, dall'altra sponda del lago. Vediamo cosa c'è da fare qui. Qua c'è una galleria, là c'è un coin. Prima entriamo in queste case, vediamo con chi abbiamo a che fare. Quindi, Keitel, ciao, ciao, un visitatore. Sono Keitel e sono veramente ricco. Contento tu. Look at my safe. Guarda la mia sicurezza tipo economica, non lo so. Veramente impressionante, eh? Oh, 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 oh. Lavoro. Penso che tipo dica lavoro tutto l'anno per preparare i regali insieme. E preparare il mio grande giorno. Oh, 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 oh. Tu sei venuto a trovarmi alla casa mia, è meraviglioso. Ecco per te un regalo speciale, solo per te. Vuoi aprirlo e vedere cosa c'è dentro? Sì. Ok. This safe has 4 different colored buttons. Quindi questa cassaforte... Ah, ecco, la safe era cassaforte. Questa cassaforte ha 4 differenti colori, bottoni colorati. Inserendo il giusto numero, puoi aprirla. I colori sono 4, quindi è un quiz, una stratagemma, un indovinello. I colori sono 4, rosso, blu, arancione e verde. Ottieni aiuti, indizi, no, ottieni indizi alle case dei miei figli. Vivono tutti qui, in questa città. I loro nomi sono Ross, Buscemi, Madison e Banger. Ok, buona fortuna per trovare la corretta combinazione. Questo è un regalo per te, solo per te. Ma quindi c'è un regalo solo per me, va bene. Allora facciamo questa combinazione, cerchiamo di decifrarla e poi apriamo quella cassaforte. Ormai mi ha fatto venire la curiosità, voglio sapere cosa c'è dentro. Assolutamente. Prendiamo questo coin. Preso. Dovrebbero essere queste qui le case. Sì, sono queste 4 case qui marroni. Oh, intanto parliamo con questi 2 tizi. Ci sono fuori. Money. Amo i soldi. Adoro i soldi. Desidero... Vorrei contare i miei soldi tutto il giorno e vivere la mia vita così. Tutti dicono che non vogliono, hanno bisogno della mia banca. Non capisco il perché. C'è una città in cui potrei... Ok, lui vuole aprire la banca a My City. Quindi se vogliamo aprire la banca a My City parliamo con lui. Invece c'è l'altro che mi sta facendo fare il giro del cretino, con cui parlerei, che se non sbaglio è anche un concorrente delle gare. Non ricordo. Non girare, ti prego, non girare, non girare, non girare! Ha girato. Cazzo se ha girato. Maledizione. Mi sta facendo fare il giro in tondo. E quello chi è? Quello è sempre Brown. Ma fa tutta la strada fino a qui? Sì, penso di sì. Ok. Sto maledetto stavolta non mi troverà. Ok. Jack, ti ho visto. La tua gara è stata fantastica. Ho veramente bisogno di corridori forti. Ok, no. Vuole unirsi alla nostra squadra, Jack, però onestamente... Ci abbiamo già i compagni di squadra, quindi onestamente non se ne fa nulla. Entriamo nella prima casa e vediamo il primo indizio per la combinazione. Sperando di riuscire a capire quale sia la combinazione. Dunque. Cosa? Come aprire la cassaforte? Non ho la soluzione. Papà dice che è tipo una sorta di gioco. Bene, tu devi essere occupato con mio padre... Non lo so. Chissà cosa... Non capisco quale sia la combinazione, onestamente. Boh. Cioè, non... che indizio ci ha dato? Niente. Perché non sale qui? Sali? Ok. Hanno tutti quei quadri, quei pesci. Potrebbe avere a che fare con quei quadri, Attenzione. Che cosa? Puoi aprire la cassaforte? Quale cassaforte? Non ho mai... Non sapevo che mio padre avesse una cassaforte. Perché non... I never go out, I suppose. Perché non sono mai andato fuori, suppongo. Vabbè. Comunque, lui ha 3 pesci blu. Quindi forse potrebbe essere che il numero di pesci stabilisca il numero da inserire del colore. Quindi quello era blu ed erano 3. Che cosa, cassaforte? Che tipo di cibo è cassaforte? È molto... È buono? No, non è cibo. Ha 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 ha. In quel caso non mi interessa. Questi sono 6 arancione. Quindi sono 6 arancioni. I primi che mi pare che erano 8 rossi. 8 rossi, 3 blu e 6 arancioni. Quindi 8, 3, 6 potrebbe essere. Perché altre cose non mi vengono onestamente. Quindi dovrebbe essere così. Ed è 1 verde. Quindi Bunger, yes. Mi hai spaventato.
Mi spavento facilmente. Per favore, entra più lentamente. Che cosa? Come aprire la cassaforte? Non lo so. È importante? Mio padre non me l'ha voluto dire perché sono il più giovane. Scusa, non ti posso aiutare molto. Guarda sti qua. Quindi uno. Potrebbe essere 8 rossi, 3 blu, 6 arancioni, 1 verde. Quindi 8, 3, 6, 1. Proviamo. Perché altre cose onestamente non ho idea. Anche perché quel tizio del pontile ci aveva avvertito che di stare attento ai pesci. Quindi forse ora capisco cosa voleva dirmi. Comunque, entriamo. No, non riusciamo ad entrare ovviamente. Inseriamo la combinazione e vediamo se è giusta. Andiamo. Eccomi qua, Keitel. Oh, dai. Cosa c'è? Hai ottenuto la combinazione per aprire la cassaforte? Sì. Quindi, che numero per il rosso? Allora, rosso erano 8. Ok, per il blu erano 3. Sì. L'arancione erano 6, me lo ricordo. E il verde era 1. Oh, sì, ce l'abbiamo fatta. Hai aperto la mia cassaforte. Tu sei veramente bravo, dico. Sono veramente sorpreso. Oh, yeah, that's right. Ok. Visto che sono ricco, ti darò un premio in denaro, credo. Ti darò un premio. Ecco cos'è. Il nuovissimo modello, non ancora tipo in vendita. Il coin radar. Il coin radar. Ti dice, è il radar per localizzare le monete. Incredibile. Il posto delle monete sono sparse in tutta la mappa del radar, indicate da luci gialle. Quindi, fantastico, eh. Quindi appena vediamo luci gialle vuol dire che c'è un coin nella zona. Quindi, ok, era pure un adesivo, perfetto. Ottimo, ottima cosa, grazie mille, veramente. Guarda, vedete subito a destra, ce lo segnala dritto. C'è un coin là dietro. Andiamo a prenderlo. Che tra l'altro mi sono saltato malamente, a quanto pare. Sì. Ottimo, utilissimo. Guardate, ce ne sono addirittura qua. Mamma mia, quanti ce n'è. Ok, abbiamo del lavoro da fare. Cioè non li prenderemo ora, però in futuro sì. Occhio qui. Dovrebbe essere qui dietro, esatto, incredibile. Grazie mille, questa è una cosa veramente. Ma qua ci possiamo camminare. E quando me lo dite? Perché adesso mi ha avvertito che potevo camminare nel lago, pensavo si rompesse. Comunque andiamo a vedere se c'è Santa Claus a sto punto. Direi che prendiamo due piccioni con una fava. Là c'è una moneta, però forse è sopra. Guarda dov'è, là sopra. Sul promontorio, diciamo, quella specie di promontorio. Quindi andiamo avanti, vabbè. Ci andremo, penso, un'altra volta. Poi andremo a caccia di coin proprio in tutta la mappa. Quando saremo più potenti e veloci e bellini. Vai! Mamma mia, che lentezza. Ok. Tra l'altro c'è un coin anche qua dietro. Comunque adesso, teoricamente, dovrebbe esserci Santa Claus, Babbo Natale. Manco per il pene. Bene così. Ok, prendiamo questo coin. Sì, se riusciamo. Se riusciamo, sì. Ma quella... Ok, mi sa che quella è la casa di Babbo Natale. Se ci siamo un attimino, anzi mi sono un attimino sbagliato, direi che questa sì, sia più adatta ad essere la casa di Babbo Natale, assolutamente. Sì, e c'è tra l'altro anche un coin che prendiamo al volo, a bomba. Eccolo qui, Babbo Natale. Non ci assomiglia, me lo aspettavo grosso, grasso, ciccione. Oh, 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 benvenuto. Sono veramente occupato nel preparare per il Natale di quest'anno. Sono l'unico Babbo Natale, del resto. Sono così occupato. Ho, ho, ho. Tu pensi che il mio lavoro sia soltanto consegnare i regali di Natale? Ho, ho, ho. Lavoro tutto l'anno per preparare i regali. Per prepararmi al grande giorno. Questa frase l'ho già sentita. Sì, ho detto quello di prima. Ho, 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 ho. Tu sei venuto a trovarmi. È meraviglioso. Ecco un regalo per te. Christmas Horn. Era veramente lo stesso dialogo di quello. Quindi abbiamo il Christmas Horn. Il... corno di natalizio. Torna qui e a visitarmi quando vuoi. Ho, ho, ho. Grazie Santa. Arrivederci. Quindi abbiamo preso il 67 e abbiamo visitato la casa appunto di Babbo Natale. Ci ha dato il corno natalizio. Ok. Ok, direi che questo episodio lo potrei chiamare benissimo "Ho incontrato Babbo Natale", così tanto per così. Numero 72, il Puti. Ok, perfetto. Davanti alla casa di Babbo Natale. Va bene. Ragazzuoli, direi di terminare qui l'episodio. Sì, ci vediamo al prossimo, che probabilmente registrerò di seguito a questo, visto che Road Trip non lo porto da tanto tempo. È giusto comunque dargli più spazio, visto che non porto appunto episodi da tanto tempo. Noi ci vediamo come sempre al prossimo episodio. Bella!